Rimasta in staccato. Buonasera a tutti. Allora, caro Claudio, io sono qui perché quest'anno sto facendo il sensibilizzatore, cioè insomma cerco di smuovere l'anima di questi italiani. Ci siamo un po' inariditi di diciamo. Noi stessi, siamo sì, tutti, anche tu sei sì, italiano, no? Anche, insomma, abbastanza. Però io devo dirti la verità, insomma, dobbiamo. Allora, i temi importanti della vita bisogna affrontarli. L'amore. Il matrimonio, no? Questi sono i temi. Noi ai giovani dobbiamo dire che devono recuperare quel principio antico che il matrimonio dura per tutta la vita. Questi divorziano dopo 3-4 mesi, Claudio Bisio. No. Allora, anche perché se tu ti sposi e mi inviti al tuo matrimonio e io ti regalo 500 euro e tu divorzi dopo 3 mesi, tu mi devi dare almeno 350 euro indietro. Allora, Claudio, è per tutta la vita, 500 euro è per un viaggio, per la vita, per costruirsi, certo, per una... importanti, claro. Ti do ragione. Claudio Bisio. Beppe Iotti. Allora, i figli. Allora, sì. Posso dire una cosa che mi esce dal cuore? Dilla. I figli sono i diamanti inestimabili della nostra anima. È vero o no che i figli sono un pezzo del nostro cuore? È vero o no che i figli rompono proprio un cazzo? No, vero, no, no, no. Mamma hanno mia. Hanno applaudito su Piazza Roma. Caro Claudio. Perché che c'hai con i figli? Allora, guarda. Io ho due figli, non fare cazzo. Tu hai due figli? Sì, tutti scemo però. Ragazzi, tu quanti figli hai? Due, sono tutti scemo pure però. Per me un figlio bisogna avere, perché tu sei un figlio, sei a posto col regolamento, con la legge. Che regola, qual è ti il chiedo, no, ti chiedono tu quanti chi ce l'hai? Ce l'hai figli? Ah, c'è, la gente è merda. Chiede, cioè, ce l'hai figli? Sì, ce l'ho uno, che hai problemi? Non è che dicono non c'hai figli, come mai? Fatti cazzo tu, cagata. Allora, io un figlio, anche perché sei a posto sì, con la legge. 3-4 figli è una cafunata esagerata, proprio trash, proprio cafù, diciamo. Allora, un figlio, perché anche perché se ne fai uno tu non hai proprio la forza per farne un altro, viene proprio una debolezza qua nelle ginocchia, diciamo. Quadricipite femorale. Allora, sai chi ti convince? Chi? I parenti, le mamme, le zie, le nonne. Fai la seconda. Fa la compagnia. Io l'ho fatta la compagnia. T'ha fatto compagnia? Si schifano tra di loro. Si odiano. Litigano dalla mattina alla sera. Io quando litigano per dividerle ho chiamato un camorrista che abita vicino da me, quello che mi ha presentato tu, sì. Don Franco, anzi, bene, saluta. Dice che collaborate anche in certe cose della vita. Se ne fai due, la prima la tratti da principessa, da regina. Poi due femmine, due femmine. Due allora, Sofia e Gloria. Sofia, la regina della casa, Gloria, la ronziamo. Diciamo, cosa vuol dire la ronziamo? Diciamo gerarchicamente la trattammo una merda. Allora, caro Claudio, allora la prima, già si vedeva dalla scelta del ginecologo, per la prima prendemmo un luminare di fama europea, per la seconda uno che teneva la terza media serale. Differenze di trattare, questo cioè, è. Per sì. La prima andavamo a fare l'ecografia ogni 3 giorni, strutturale. La seconda mia moglie non si volle fare nemmeno le analisi. Disse Peppe, come vuole Dio! E come viene, viene. Allora, la scelta del ginecologo della prima. Una ricerca, un luminare europeo. Un luminare! Aveva 3 studi in tutta Europa. Napoli, Milano, Helsinki. Helsinki, ma perché? Helsinki, perché questo scelse sta cosa di farsi lo studio? Ma perché? A Helsinki, ma fatti ma cazzo! Ma chiedo, allora, cazzo. Quello è il luminare Napoli, doveva chiedere. Scusate, voglio aprire uno studio a Helsinki, chissà che pensa Claudio Bisio. Ma che no. Sono curioso, vedo anche ma la gente. Mia, allora. Potevi dire Hamburgo, Berlino, Helsinki. Helsinki, vabbè. Ma cioè, hanno un problema contro gli helsinkiani. No, no, no. Allora, parlano finlandese. Ma che me ne fotta a me. Allora, io, allora, non scegliamo Napoli perché non lo so, Helsinki la vedevo un po' fuori mano. Ogni ma era un grande luminare, Claudio. Ogni 3 giorni lo sarebbe, cioè, quando arriviamo in questo mega studio, lui ci venne incontro. A Napoli c'era un mega studio? Certo, perché credo. No, allora, pensavo a Helsinki, che invece a Napoli fosse. No, a Napoli no. Mega studio, facciamo mega studio a Napoli, va bene. Allora, arriviamo e lui ci venne incontro, signor Iodice, signora Iodice. Buongiorno, che onore, che piacere avervi qua, prego. Che cos'è sto? Che è? Si muoveva così. Si muovono così. Ma il napoletano è finlandese lui? Tu fai cazzo. No, no, no. Allora, sono curioso. Seguitemi nel tunnel dell'amore. Ah.
ecco, nuvolo. Aveva la cervicale. Questa è la camera, non lo so, varie patologie, però era un grande. Questa è la camera dei sogni, dove si realizzeranno probabilmente tutti i vostri sogni. Signora Iodice, questa è la sedia apposita. A te, l'ha detto? A signora Iodice. Ah, signora Iodice. No, appunto, magari signora era... Iodice, mia moglie, si sieda e se le va con serenità, mi mostra il suo organo sessuale femminile. Grazie mille, thank you very much. Muchas gracias, señoritas, chapeau. E in finlandese? Finlandese, once. Allora, pure in finlandese. Ginecologo della prima figlia, un grande, recitò così. Il ginecologo della seconda figlia? Quello della terza media serale? Signora, qua sta la sedia, un po' la fessa volo a volo, forza! Una vergogna! Caro Claudio, un trattamento impari! La, allora. La scuola, tra i temi importanti, la scuola, bisogna andare a scuola, perché in questa epoca difficile, soltanto studiando, conoscendo, si riesce a rimanere persone libere. Questo mondo di merda ti vogliono ingabbiare. Io ho studiato, tu che scuola hai fatto? Scientifico, liceo scientifico. Pure io. Ah, a Napoli? Ah, io a Milano. Ah, quindi ce n'è anche un altro a Milano. Ah, io... Allora, andiamo. Ho fatto il liceo scientifico, Due ce ne sono, una a Napoli e una a Milano. Forse una Helsinki. Forse ce n'è un'altra Helsinki. All'epoca, ti ricordi, lo scientifico facevamo in pochi, perché molti facevano l'istituto professionale, che aveva un target particolare. Per esempio, mi ricordo un tema del professionale: parlami dei tuoi genitori. Un ragazzo disse: ho già detto tutto ai carabinieri. Ambiente e merda. Comunque, io sono stato... Tu sei stato mai bocciato? No, ho rimandato due volte. Pure io, pure no. Rimandato. In però latino... per mio padre il rimando era la cosa peggiore, perché lui non sapeva se doveva picchiarmi a giugno o a settembre. Quindi era interdetto. Ho preso... Quando hai preso tu l'esame di maturità? Mi vergogno, 55. Sei cioncello! 55, 60. Io 40, 40. Beh. Ero più uomo se prendevo 36. No, perché il minimo. Il 40 era proprio una cosa... Un voto pessimo. Andavo a vedere i quadri, disse mio padre, mi uccidere, agirà malissimo. Sono stato mezza giornata vicino ai quadri sperando che cambiava numero. Il numerino. Dice, come non cambiò, a un certo punto dissi, io devo cacciare le palle, io devo dire, sono 18 anni, sono maggiorenne, vado da mio padre e dico, babbo, Peppe vale 40. Arrivai, lui era il percorso a scuola, a casa tremavo come una foglia, vedi mio padre sotto l'uscio della porta, arrivai, mi tremavano le mani, ti mostrai il 40, là ci fu la sorpresa più grande della mia vita, che lui vide il 40 ed era convinto che il massimo era 10. Quando vide il 40 disse, oipè! Beh, sei tu. Chiamava così, oipè, quasi nel sinchese, oipè! E io tu? Dissi, crè, perché rispondevo nella lingua madre, oipè! Hai preso 30 numeri in più. Noi siamo nel Guinness dei primati. Oi beh! Cosa che mi si è ritorta contro, Claudio, quando sono andato all'università. Primo esame a scienze politiche. Prendo il massimo dei voti, 30. Orgoglioso, glielo do. Correvo, saltavo da scuola a casa. Vedi mio padre sotto lo stesso uscio, della stessa porta, con la stessa emozione. Io gli mostrai il 30. Mio padre guardò il 30 e mi disse, oi beh! Ce ne stiamo scendendo, eh!